Buon pomeriggio, bentrovati con questo appuntamento della nostra informazione. In apertura di telegiornale ci occupiamo dell'ente camerale di Crotone. La Camera di Commercio infatti verrà commissariata. Di questo abbiamo parlato con il presidente di Confartigianato, Salvatore Luca. Sentiamo. Parliamo di Camera di Commercio. Non è stato eletto nessun presidente, né Peparelli uscente, né Mazzei. Confartigianato in merito, come si è espressa, qual è il suo pensiero? Sì, come Confartigianato noi avevamo un po' dissentito dal procedimento attuato, dal momento che c'era un consiglio snaturato per un certo verso, dove le vere rappresentanze sindacali, datoriali della provincia non erano presenti. Le faccio un esempio, per esempio Confartigianato e Casa Artigiana. Confartigianato è la prima associazione in assoluto nell'ambito dei servizi, dell'artigianato, nell'ambito del commercio. Addirittura ci avevano assegnato solo un seggio. Noi diciamo proprio ritenevamo che era ingiusta, dal momento che altre associazioni avevano presentato delle adesioni un po' dopate per un certo verso, perché ci sono stati abbattimenti di quote associative, è stato tutto un procedimento falsato per un certo verso. Avevamo chiesto in un consiglio camerale aperto di rifare il nuovo procedimento. Oggi si arriva comunque al commissariamento e di questo noi siamo dispiaciuti, perché noi volevamo un nuovo procedimento, ma sicuramente non il commissariamento. Questi signori tanto hanno fatto, tanto hanno detto, che fondamentalmente hanno causato questo commissariamento, e di questo se ne dovranno fare carico, perché vietano per un certo verso al mondo associativo di guidare un ente importante per lo sviluppo delle imprese. Ecco, un po' anticipato la mia seconda domanda, si va verso il commissariamento della Camera di Commercio, quale scenario si apre adesso? E si apre uno scenario oscuro per un certo verso per il mondo imprenditoriale, perché il commissariamento poi significherà un altro procedimento, quindi ritardare quantomeno di un anno e mezzo diciamo una guida della Camera, che onestamente oggi non potevamo permetterci. Noi l'abbiamo detto in tutte le salse in questi mesi, come Confartigianato e anche la Casa Artigiani, perché non era possibile. Se lei pensa che noi siamo la prima associazione della provincia e nell'ambito dei consiglieri espressi, Confartigianato aveva un solo seggio, e associazioni che sono un 10% di Confartigianato rappresentavano 2-3 consiglieri, la dice lunga su un procedimento anomalo che è stato attuato da alcune associazioni. Poi vuoi o non vuoi hanno causato anche addirittura un commissariamento, non trovando la quadra su un nominativo. È rimasto ferito quando il mezzo su cui stava fuggendo insieme ai complici è stato speronato dal furgone portavalori. Il bandito arrestato questa mattina dai carabinieri dopo una rapina compiuta allo stesso furgone. Il mezzo, con a bordo due guardie giurate, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, dopo aver raccolto il denaro da due supermercati, si è diretto verso la sede della BCC Mediocrati a Montaltofugo per depositarne il contante. Quando una delle due guardie è scesa, è stata immobilizzata da alcuni rapinatori armati e mascherati che si sono impossessati dei sacchi con il denaro. I banditi hanno quindi esploso alcuni colpi di pistola in aria e sono fuggiti a bordo di un Fiat Fiorino. L'autista del furgone portavalori, pensando che il suo collega fosse ferito o ucciso, si è messo all'inseguimento del mezzo in fuga, raggiungendolo e speronandolo. Subito in questo frangente è stato uno dei banditi è rimasto ferito ed è stato bloccato dai carabinieri giunti sul posto dopo l'allarme. Le guardie giurate infatti non hanno sparato, gli altri rapinatori sono riusciti a fuggire a piedi portandosi dietro parte della refurtiva ed alcune armi, e sono adesso ricercati. Nel telegiornale delle 20.30 vi daremo maggiori informazioni. E continuiamo con la cronaca. Si chiama Italia che lavora, l'operazione nell'ambito della quale i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno tratto in arresto 11 persone a San Luca. Il servizio.
I carabinieri di Locri, con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia e dei comandi dell'arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA Regina nei confronti di altrettante persone, 6 delle quali già detenute per altra causa e a vario titolo indagate per associazione di tipo mafioso, illecita concorrenza volta al condizionamento degli appalti pubblici, frode nelle pubbliche forniture e furto di inerti, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta. L'operazione, convenzionalmente denominata Italia che lavora, trae origine da un'indagine avviata nel 2005 anche con l'ausilio di attività tecniche dalla stazione Carabinieri di San Luca, in cui sono confluite le risultanze di altri impegni investigativi condotti dall'Arma dei Carabinieri e confluite nelle operazioni Crimine, Reale, Saggezza, Metano a San Luca, che hanno consentito di accertare l'appartenenza alla locale di San Luca di 3 imprenditori edili del luogo, i quali unitamente ai rimanenti indagati hanno posto in essere atti di concorrenza sleale volti al controllo e al condizionamento dell'aggiudicazione e dell'esecuzione degli appalti pubblici banditi in quel centro. In particolare, attraverso il monitoraggio di 9 appalti pubblici banditi dal Comune di San Luca, dalla provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria per opere da eseguirsi in quel centro per un ammontare complessivo di 5,5 milioni di euro, è stato documentato l'accaparramento diretto e indiretto mediante atti di concorrenza sleale. In sintesi, gli indagati, grazie alla loro caratura criminale, hanno stretto un accordo collusivo mirante all'imposizione esterna della scelta delle ditte destinatarie aggiudicatrici degli appalti. I destinatari dei provvedimenti sono Francesco Mammoliti, Antonio Cosmo, Domenico Cosmo, Giuseppe Cosmo, Domenico Costanzo, Antonio Cosmo di 67 anni, Francesco Cosmo, Antonio Nirta, Domenico Pelle, Francesco e Antonio Stipo, rispettivamente padre e figlio ed imprenditori contigui all'Ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata Cosca Romeo, alias Stacco. Gli arresti sono stati eseguiti a San Luca, a Benestare, a Vibo Valentia, a Lanciano. Continua la protesta del movimento dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità. Ieri sera un incontro ufficiale con tutti i rappresentanti del territorio, comune, provincia e regione. Sindaco, proviamo a riassumere per quanto possibile questo tavolo tecnico fiume che lei ha tenuto insieme ai rappresentanti regionali, politici crotonesi, insieme ai lavoratori di mobilità in deroga, precari e disoccupati crotonesi. Beh, insomma, intanto è per socializzare le poche opportunità che ci sono, grandi opportunità, dipende dai punti di vista, le opportunità che ci sono, perché molto spesso, diciamo, la disinformazione poi costituisce anche elemento, diciamo, di preoccupazione anche oltre quella che bisogna avere normalmente. Naturalmente è molto difficile, stiamo parlando di disoccupati, non di ragazzi, ma di padri di famiglia e quindi di situazione di precarietà assoluta. Per cui ipotizzare soluzioni a medio termine o a lungo termine diventa un fatto molto, molto difficile da affrontare. Nonostante questo abbiamo fatto un pochettino il punto delle opportunità, sia pure limitate, che ci sono in questo momento. Ci riferiamo al piano per il lavoro approvato qualche settimana fa, ci riferiamo alla zona franca urbana, ci riferiamo ai fondi di garanzia di 350-500 mila euro che il Comune ha messo in campo da poco e che le domande sono proprio in questo momento, le stanno facendo in questo momento, che sono un pochettino in particolare all'aiuto all'attività produttiva, proprio di uscire dalla difficoltà che hanno con le banche in particolare e anche di utilizzare, diciamo, forme di aiuto molto consistente per nuovi rapporti di lavoro che si possono realizzare sul territorio. Noi abbiamo come comune, anche quest'anno avremo un bonus carburanti che è intorno a 460-480 mila euro. La proposta è questa, chiedere alla regione, alla provincia e alla regione che consolidano questo importo con le possibilità che riescono a trovare nei rispettivi bilanci, in maniera tale da incrementare questa somma. Fare un passaggio al Ministero perché approvi il progetto e assuma anche una leggera deroga rispetto alla destinazione di queste somme e mettere, diciamo, questi importi a disposizione dei disoccupati. Allora, lei è stato ha partecipato al tavolo tecnico col sindaco, con i rappresentanti regionali crotonesi. Ha parlato adesso con i suoi colleghi, che cosa ne è venuto fuori, cosa le ha detto? Allora, al di là delle proposte che noi abbiamo chiesto, praticamente ci hanno detto che loro nell'immediato potrebbero, diciamo, usufruire di,
di un contributo dei buoni carburanti di 470.000 euro che si trovano nelle casse del comune, e in più ci vorrebbero dare altri 300.000 euro diciamo con l'aiuto della regione. Però noi sinceramente, guardate quanti siamo, a lavorare 25 persone per un mese sembra proprio l'elemosina. Quindi purtroppo noi continueremo ancora questa protesta ad oltranza sia nel comune sia nella provincia di Crotone, perché non possiamo andare avanti con queste promesse. Nell'aula Giuditta Levato di Palazzo Campanella, il presidente della regione Giuseppe Scopelliti ha presentato i primi 20 circoli nati nella città dello Stretto. Sentiamo il servizio. Il presidente della regione Calabria Giuseppe Scopelliti investe anche di moderatore, essendo il responsabile nazionale dei circoli del nuovo centrodestra, ha presentato i primi 20 circoli nati nella città dello Stretto, anticipando che nella prossima settimana saranno ufficializzati altri 20 della provincia di Reggio. All'incontro, insieme ai presidenti dei vari circoli, erano presenti assessori e consiglieri regionali Regini, oltre ai parlamentari della città dello Stretto del nuovo partito di Angelino Alfano. La politica del futuro, ha detto Scopelliti, deve essere rappresentata dai giovani, e da questo punto di vista devo dire che siamo partiti bene, considerata l'alta affluenza di giovani in questa sala. Questo è un bel segnale di un gruppo che vuole dare alla città la possibilità di ritornare a quella politica protagonista, pronta ad essere sempre in prima linea. Sulla presentazione dei primi circoli del nuovo centrodestra Reggio Calabria, ascoltiamo Giuseppe Scopelliti, che ricordiamo è il primo presidente di regione ad aver aderito al nuovo partito di Angelino Alfano, che sarà in città a Reggio Calabria il prossimo 8 di febbraio. Reggio della Calabria abbiamo un obiettivo, che sono circa 500 circoli. Noi contiamo da qui a un mese a mettere in campo in tutta Italia 7-8 mila circoli, e poi nell'intero anno arrivare ovviamente a 12-14 mila, l'obiettivo che ci siamo posti. Reggio risponde come sempre con una grande presenza, una grande testimonianza. Questi sono i primi 20 circoli, certo in queste ore ne sono nati tantissimi altri, infatti a questa conferenza stampa molti volevano prendere parte, però c'è una presenza qualificata, bella, fatta di giovani, che sono il vero grande messaggio che serve oggi alla città. I giovani che si accostano alla politica, che diventano protagonisti, che diventano presidenti di un circolo, che si candidano ovviamente, chi fa il presidente del circolo è già di diritto componente della costituente del nuovo partito, quindi il nuovo centrodestra, che si riunirà a fine marzo, fino all'ultima settimana di marzo, nei 3 giorni che faremo per far nascere il partito. La dimostrazione che nonostante tutto in questa città, nonostante tutto ciò che è accaduto, nonostante le grandi azioni denigratorie, di vergogna e di delegittimazione anche e soprattutto nei confronti della città, i giovani hanno un solo grande messaggio da lanciare. Reggio può rinascere soltanto se ognuno di noi si ricorda che la politica è il vero grande strumento per rinascere, per far rinascere la nostra Reggio. E quindi questi ragazzi sono in prima linea per condurre una grande battaglia, ancora una volta, di grande civiltà e di grande prospettiva. Gli agenti della squadra mobile di Catanzaro e Vibo Valentia hanno arrestato il boss dell''ndrangheta Salvatore Ascone, 47 anni, ricercato da luglio scorso. Ascone è stato rintracciato all'Imbadia ed era sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione Perseo contro la cosca dell''ndrangheta dei Giampadi Lamezia Terme. L'uomo aveva fornito ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed armi. L'assessore regionale alla forestazione e all'agricoltura ha annunciato l'insediamento del Comitato Tecnico di Calabria Verde. Si tratta dell'azienda regionale nata dalla trasformazione dell'AFOR. Si è insediato il Comitato Tecnico di Indirizzo di Calabria Verde, l'azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna, nata negli scorsi mesi dalla trasformazione dell'AFOR in base a quanto disposto dalla legge regionale 16 maggio 2013 numero 25. Molto soddisfatto l'assessore Trematerra per l'esito dell'incontro, che si è svolto alla presenza del direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgioele e del direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione Giuseppe Zimbalatti. Sì, stiamo correndo verso la data di inizio della nuova azienda Calabria Verde, quindi stiamo insediando tutti gli organi necessari per poter far nascere questa nuova azienda. È una delle grandi sfide di questa legislatura, aver riformato un ente e accorpato anche altri enti,
che dovranno gestire sia il nostro patrimonio boschivo, ma soprattutto fare una nuova politica della montagna, perché una delle grandi scommesse di questa amministrazione è quella di trasformare quello che oggi è visto forse da molti come un problema, la montagna, in una grande occasione di sviluppo. E Calabria Verde sicuramente, fra le varie funzioni che avrà, sarà anche quello di valorizzare il nostro patrimonio montano e boschivo. Il CT dovrà supportare la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigilare sulla loro attuazione e verificarne il conseguimento relazionando alla giunta regionale annualmente o su richiesta. Il comitato dovrà adottare poi un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento e durerà 3 anni. Abbiamo una proprietà di 60.000 ettari di boschi che possono essere valorizzati sia in termini di possibili ricadute produttive, insomma il nostro patrimonio lo dobbiamo gestire direttamente, ma soprattutto anche nel salvaguardare il nostro territorio attraverso una sana politica del territorio stesso, quindi evitare insomma, i fenomeni di dissesto idrogeologico e quindi tutta una serie di interventi che mirano appunto a consolidare il nostro territorio. Il CT, nominato con deliberazione della Giunta regionale, composto da 11 esperti della materia, di cui 6, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, 4 designati dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovate esperienze ed 1 designato da UNCEM Calabria. Oltre il 50% dei comuni sciolti nel 2013 per mafia sono in Calabria, quanto emerge dal report di Lega Autonomie Calabria sulle intimidazioni agli amministratori locali presentato alla presenza del vice ministro dell'interno Filippo Bubbico. Dal 1991 ad oggi, infatti, secondo quanto emerge dallo studio, un comune calabrese su 10 è stato interessato da almeno 1 scioglimento per mafia, con punte elevatissime in provincia di Reggio e a seguire di Vibo. Da venerdì si potrà iniziare a presentare le domande per accedere alle agevolazioni della zona franca urbana. Confartigianato ha aperto uno sportello apposito per dare supporto alle proprie aziende. I dettagli nel nostro servizio. Nei prossimi giorni Confartigianato aprirà uno sportello informativo sulla ZFU zona franca urbana. Come siete arrivati a questo progetto e nello specifico quando sarete operativi? Dunque l'operatività chiaramente avrà inizio proprio con col giorno in cui si apriranno le istanze da produrre al MISE per poter accedere alla zona franca urbana per le imprese crotonesi. Ci siamo arrivati chiaramente un percorso che noi stiamo seguendo da tempo, tant'è che il nostro segretario provinciale Salvatore Luca, già al tempo in cui era consigliere regionale nel 2007, candidò proprio Crotone a zona franca urbana. Chiaramente grazie all'appoggio della regione e poi della giunta comunale siamo riusciti ad entrare in questo progetto, un progetto importante che probabilmente sicuramente servirà a dare una valvola di sfiato importante alle aziende che in questo momento stanno soffrendo. Conosciamo tutti i benefici della zona franca urbana, notevoli sgravi fiscali, anzi azzeramento in alcuni casi per un certo periodo, riconoscimento per le assunzioni, un progetto importante. Per chi ci segue, per parlare ai più, entriamo un po' più nel cuore del progetto e dello sportello. Spieghiamo a che cosa servirà. Lo sportello servirà a dare assistenza alle imprese che potranno beneficiare della zona franca urbana. È normale che la zona franca urbana delimita un'area che non è tutta Crotone, ma è ben circoscritta, quindi tutta una serie di vie, di indirizzi e di località. Le aziende potranno rivolgersi al nostro sportello per poter produrre le istanze per essere inserite nel progetto delle agevolazioni. Quindi in questa settimana sportello sarà pienamente operativo? Sì, in questa settimana lo sportello, a far data 7 febbraio, sarà pienamente operativo. È normale che avremo un incontro operativo proprio con le autorità comunali ed è fissato per il 5 prossimo, dove chiaramente andremo un attimino a capirci anche meglio nelle strade e nelle direzioni che dovremo cominciare a guardare.
Nella sala del Consiglio Comunale di Catanzaro, prima convention in assoluto delle discipline sportive, oltre alle relazioni anche diversi riconoscimenti alla carriera, ai grandi atleti e agli istruttori della città. Associazioni ed esperti, ma anche vecchie glorie e pionieri delle varie discipline, convocati tutti insieme per gli stati generali dello sport catanzarese. L'iniziativa dell'assessore Mungo ha riscontrato il convinto applauso dei partecipanti che, malgrado l'allerta meteorologica, non hanno voluto mancare al primo evento assoluto del genere in città. In scaletta diverse relazioni professionali di carattere fiscale, medico, giudiziario ed etico e gli interventi istituzionali del sindaco Abramo e del delegato Coni Sgromo. Un focus importante sul mondo dello sport. Penso che sia fondamentale mettere intorno a un tavolo, mettere in una sala a confronto quelle che sono non soltanto le opinioni, ma anche le legittime istanze del mondo dello sport, quindi federazioni, società sportive, ASD. A loro abbiamo fornito oggi degli importantissimi supporti tematici e chiaramente abbiamo aperto quello che è anche un momento di coagulo e quindi di proposta per poi attivarsi come amministrazioni per le risposte al mondo dello sport. Molto atteso il momento dei riconoscimenti alla carriera, andati alla memoria di Alfredo Melia per il basket, Nicola Minoliti per la lotta e Giuseppe Talarico per la scherma. Hanno ritirato direttamente la targa invece Vincenzo Milano per il basket, Domenico D'Elia per gli arbitri, Filippo Talarico per il ciclismo, Nino Cosentino e Nicola Galera per il calcio, Piero Mirabelli per l'atletica leggera, Antonio Bellacoscia per la pallavolo, Michele Torrusio e Carmine Luppino per la ginnastica, quest'ultimo primo atleta catanzarese ad una Olimpiade nel lontano 1972. C'erano tante difficoltà, comprese le palestre che a volte le trovavamo chiuse, bisognava fare la marachella, entrare dalla finestra perché era talmente tanto la voglia di andare avanti che con il mio allenatore, il professor Torrusio, riuscivamo a trovare tutti i sistemi per allenarci tutti i giorni perché lo sport è di alto livello, è fatto di duro allenamento. Ci siamo riusciti, siamo andati avanti veramente con tanta fatica, però la soddisfazione di un'Olimpiade inimmaginabile. Per uno sportivo partecipare a un'Olimpiade è un po' tutto. Quindi grazie a Michele Torrusio, grazie anche alla città di Catanzaro che ci ha permesso comunque di andare avanti e ottenere questo grande obiettivo. Prima di chiudere vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione torna alle 17, ora lo sport, grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio. Sta avviandosi alla fine la vicenda legata a Pettinari. In un video della TV del Crotone che vi proponiamo chiede scusa alla società, ai tifosi e alla città. Ascoltiamolo. Ciao ragazzi, sono qui per scusarmi con tutti quanti per il fatto che è accaduto sabato a Cesena. Infatti questa mattina ho voluto subito incontrare una delegazione di tifosi per fargli le mie scuse e anche loro mi hanno fatto capire la gravità del gesto, ma ci tenevo a dire che è stato un gesto non rivolto a quei ragazzi che erano lì a sostenerci, ma è stato solo un gesto istintivo dovuto al nervosismo della partita che stavamo giocando alla grande e non riuscivamo a sbloccare. Comunque mi assumo le mie responsabilità per questo gesto e so che solo lavorando sodo e sul campo potrò riconquistare la fiducia di tutti. E comunque volevo dire anche che io sarò sempre legato a questa città perché i miei affetti più cari si trovano qui e quindi darò sempre tutto per questa maglia e per questi colori. Ho sempre accettato tutte le critiche che mi sono state rivolte come professionista dentro il campo perché è giusto che un tifoso faccia questo. Chiedo solo di lasciare da parte la mia sfera privata perché loro non c'entrano nulla. Niente, scusate ancora tutti quanti, chiedo scusa a tutti i tifosi e a tutta la città. Un saluto e forza Crotone. Non c'è nient'altro da aggiungere. La sua ammissione di colpa è chiara. È stato un gesto istintivo che noi tutti non condividiamo, ma che consapevoli della sua sincerità dimentichiamo senza pensarci troppo. Nei giorni scorsi la palestra Mitos di Isola Capo Rizzuto ha ospitato il campione italiano di apnea Andrea Zuccari, relatore di uno stage sulle tecniche di respirazione e compensazione in apnea. Il motivo per spingere i giovani e non solo i giovani ad avvicinarsi a questa complicatissima e difficilissima disciplina?
che oltre ad essere un grande appassionato di apnea voglio iniziare a far sviluppare questa disciplina nel nostro settore, nella nostra cittadina. E da quale età sarebbe opportuno iniziare? Guarda, secondo me non c'è età. Si inizia da piccolissimi e si può andare... Ma piccolissimi definisci l'età? Ma secondo me già dai 5-6 anni si può iniziare a praticare qualcosa, avendo giustamente degli istruttori veramente consapevoli di quello che fanno, ti possono veramente trasmettere delle cose che poi piano piano vanno aumentando. Invece per l'età un po' più adulta? Ma non c'è un limite, guarda. Non ce le possiamo vedere benissimamente e spero che qualcuno non mi picchia, che ci siano anche delle persone che vanno vicino ai 50 e anche oltre. Abbiamo un dono che non riusciamo a sfruttare purtroppo. Assolutamente sì, in sostanza. Ci è stato dato un dono e purtroppo non capiamo fino all'ultimo quello che ci è stato consegnato. Questa è un'associazione che cura due aspetti. Noi promuoviamo l'aspetto più etico possibile rispetto alla pesca in apnea e inoltre però con l'aiuto di Antonio sviluppiamo anche quel che riguarda il settore esclusivamente dell'apnea, gli aspetti più spirituali che questa disciplina dà, gli aspetti più belli in sostanza. La differenza che c'è tra l'essere assistente e il praticare una disciplina così importante, e poi ti chiedo, l'assistente proprio nella discesa e nella risalita o fai parte dell'equipe che lo aspetta in superficie? Abbiamo differenze nell'assistere in acqua, nell'assistere fuori dall'acqua. Io considero assistere un tentativo di record. Tra parentesi, la soddisfazione principale è anche il mio record, nel senso che comunque l'atleta che scende a determinate profondità si affida nelle tue mani. E naturalmente non siamo uno o due, ma siamo tanti assistenti in acqua, soprattutto nei No Limits, che sarebbe quella dove scendi con la slitta e sali con il pallone, dove siamo in varie profondità. Io ho la fortuna di essere il primo safety, quindi scendere circa 40 metri e riportarlo da 40 a 0, controllare e fare, diciamo, prendere l'emozione nel risalire insieme ad Andrea. Per quanto riguarda invece nell'ambito apneistico, stiamo cercando di portare non solo la pesca, anche l'apnea qui in Calabria. Forse in estate riusciremo con l'aiuto del comune ad organizzare qualche gara in quale io farò assistenza, perché comunque saranno nell'ambito regionale e vediamo di portare risultati giù anche in Calabria.